Ci siete trovati stamattina davanti. Allora, questa mattina abbiamo raggiunto il luogo come già identificato da ieri, quindi non avevamo dubbi sull'identificazione del luogo e la scena che si è presentata è un po' quella descritta da superstite, da chi ha chiamato soccorso. Le persone erano state verificate già da lui, quindi erano parzialmente già disseppellite. E il medico ha fatto la sua parte, purtroppo non ha potuto fare altro che constatare il decesso dei tre ragazzi. Ma in realtà la dinamica non la conosciamo ancora, non sappiamo nel dettaglio se non qualcosa che ci ha raccontato appunto la persona che ha poi dato l'allarme, però come ieri abbiamo preso tutto con le pinze perché si trattava di una persona comunque coinvolta nell'evento Valanghivo e comunque ipotermica e quindi è tutto un po' al vaglio da valutare adesso poi a bocce ferme e si faranno i ragionamenti del caso. Ecco, comunque erano due cordate, stavano facendo il corso gli aspiranti guida, insomma. Era una cordata, immagino io, adesso non so, probabilmente non erano legati perché credo che fossero in discesa, ma appunto è da accertare. E sì, facevano parte del corso di formazione, il passaggio da aspirante guida a guida alpina, quindi sono comunque quattro persone professionisti abilitate all'esercizio della professione. Le condizioni ieri erano le classiche condizioni che troviamo in pieno inverno perché le temperature sono molto rigide e pericolo valanghe era 3, se non sbaglio in quel preciso punto era sul 2, ma ha poca importanza nel senso che questi sono i bollettini valanga, sono dei indici di pericolo su macroarea e poi la valutazione deve essere fatta sulla microarea. La trappola che gli ha fregati e che comunque ha portato agli eventi valanghivi anche nelle settimane scorse è sempre l'attività eolica che col trasporto di neve crea queste placche a vento. I soccorsi sono stati rallentati, allora sono stati immediati come ricezione del segnale soccorso perché tramite il segnale IRIC, che è un apparecchio che lavora su un sistema satellitare, è arrivato subito. Il problema è stata la visibilità e il vento forte che non ha permesso ai soccorritori di arrivare sul posto. Se non dopo qualche ora riuscire ad arrivare poco sopra il rifugio dove sono riusciti a incrociare il superstite che scendeva senza uno sci. E appunto in stato abbastanza provato perché comunque è stato coinvolto nella valanga anche lui. Le Quali sono adesso le sue condizioni? sue condizioni sono direi generalmente buone, ovviamente è una persona scioccata, si tratta sì di un corso, ma si tratta di colleghi, quindi tutte persone che in questi anni hanno lavorato insieme sulle montagne, per cui vi lascio immaginare quale sia il suo stato. Questa mattina sono partiti due elicotteri, uno qua da Aosta e uno da Courmayeur. Questo qui di Aosta è l'elicottero medicalizzato, quello di Courmayeur è stato dedicato al trasporto di materiale e personale, però come dicevo non c'erano problemi di ricerca, di identificazione del luogo, siamo andati direttamente sul punto che avevamo già grazie alla segnalazione del superstite. Una funesta giornata per tutto il mondo della montagna valdostana, maestri di sci e guide alpine coinvolte in un bruttissimo incidente. Adesso la cosa importante non sono i bla bla, ma è riportare i nostri ragazzi a casa, consegnarli alle famiglie e piangerli con questo incredibile lutto che ci ha toccato.